I primi complimenti sono per aver fatto ancora meglio di Tokyo, come è stato ricordato. Era difficile per il livello già raggiunto allora e per Paralimpiadi ulteriormente, considerata la entusiasmante crescita di partecipazione da ogni parte del mondo. Colpisce che l'Italia abbia raccolto ogni giorno medaglie. Cosa inimmaginabile nelle prassi, nelle esperienze delle Olimpiadi e Paralimpiadi che vi sono state. E il fatto di essere l'unico paese che ha questa caratteristica, Presidente Malagò, è davvero motivo di soddisfazione. Di questi successi c'era stato qualche segno premonitore, naturalmente di carattere sportivo, sovente, ma anche di altro genere. Come è noto, nel nostro bel paese vi sono molti detti che sostengono che la pioggia porti fortuna e ne abbiamo presa quel 26 di luglio. Non per le Paralimpiadi, benedette invece da un magnifico sole splendente il 28 di agosto. Potremmo fare un bilancio di questi due grandi eventi di sport, di questi momenti straordinari di sport che avete vissuto e che abbiamo vissuto con voi tutti quanti. Ne risalta l'eccellente stato di salute dello sport italiano. Emersa con soddisfazione generale la chiara dimostrazione della qualità delle nostre due squadre.